Buongiorno ai lettori del Giornale d'Italia, siamo a Monterotondo nelle splendide sale affrescate di Palazzo Orsini, siamo con il consigliere Antonio Terenzi e con la contessa Betti, buongiorno. Il consigliere Terenzi è promotore di una bellissima iniziativa che si è svolta questa mattina proprio qui presso le sale affrescate, ce lo spiega lui, va, buongiorno consigliere. Buongiorno, buongiorno, grazie. Intanto ringrazio la contessa che è anche il presidente della fondazione che porta il suo nome, Betti, e la fondazione è il secondo anno che ci concede la possibilità di donare agli alunni meritevoli delle borse di studio importanti che sicuramente in un momento così delicato sono di aiuto per le famiglie e quindi in qualche modo oggi come oggi sono argomenti che non possiamo sicuramente trascurare, quindi questo fatto che la Contessa con la loro fondazione ci stanno dando una mano per noi rappresenta un momento veramente bello per la nostra età e anche diciamo, con una sorta di emozione perché di questi tempi, come ripeto, con le difficoltà economiche, sociali, culturali che si stanno, questo è sicuramente un segnale che noi dobbiamo sicuramente prendere, un senso civico che ci tocca profondamente e che noi prendiamo come segnale e che portiamo come esempio. Grazie, signora, allora una bella iniziativa, complimenti. Questa fondazione è stata creata da mio padre nel 1959 proprio per aiutare gli studenti bisognosi, lui stesso ha usufruito di diverse borse di studio e che lo hanno accompagnato fino alla laurea in ingegneria e noi, io e mio fratello, abbiamo continuato la sua opera dopo che lui è morto. Mio fratello è morto nel 2000 e dal 2000 sono io che mi occupo della fondazione e grazie al dottor Terenzi abbiamo pensato di dare delle borse di studio qui a Monterotondo perché era il paese di origine di mio padre e se lui fosse vivo sarebbe felicissimo di essere qui in questa occasione. Non c'è dubbio, penso che sia veramente una cosa che denota un senso civico importante e non c'è dubbio. E abbiamo dato molte borse di studio anche a Roma qualche giorno fa ed è veramente emozionante per alcuni ragazzi che certe volte sono costretti a rinunciare agli studi per mancanza di fondi, quindi questo ci fa molto piacere. Ecco. Complimenti davvero, grazie a nome di tutta la città, credo, insomma la città di Monterotondo. Di continuare a venire e concedere borse per il futuro. Speriamo, grazie, anche nell'interesse dei ragazzi che credo siano ancora qui, Antonio. Sì, alcuni dei ragazzi sono ancora presenti, la cosa più importante è il ricongiungimento di una famiglia storica che ha dato tanto e ha donato tanto alla città, Emma, se magari riprendo la parola, però è importante ricordare a tutti i ragazzi che forse non conoscono la storia della famiglia Betti, ma la famiglia Betti si è sempre distinta per una grandissima forma di generosità verso il nostro territorio, l'attuale ospedale, l'attuale caserma dei carabinieri, l'attuale il parco ex Omni che lo nasce addirittura da una cultura del ventennio, tant'è vero che gli stessi architetti che hanno costruito l'EUR, gli stessi architetti che hanno costruito l'Euro sono gli stessi che hanno progettato il Parco Ex Omni, quindi abbiamo veramente avuto tantissimo da questa famiglia, noi dobbiamo essere riconoscenti da qui a tutto il resto dell'avvenire. Sì, per la città di Monterotondo sicuramente grandi cose ha fatto la famiglia Betti per la città e infatti sì, grazie davvero anche a nome, voglio dire io sono una cittadina di Monterotondo tra le altre cose, quindi ben orgogliosa di avervi tra noi, grazie davvero. Siamo dal sindaco Mauro Alessandri, che ci racconta di questa bella giornata dedicata ai giovani? Beh, la giornata si è raccontata da sola, nel senso che è stato un ottimo momento, l'abbiamo ripetuto dopo la prima volta che è stato lo scorso anno. Quest'anno la fondazione ha voluto dedicarsi, ha voluto mettere a disposizione le borse di studio per giovani un po' più adulti, quindi quelli che si affacciano al mondo dell'università dopo aver compiuto un brillante percorso di studi nelle scuole superiori, quindi è un ulteriore atto di questa vicinanza e stiamo ricostruendo da un paio d'anni appunto su iniziativa del consigliere Terenzi che noi abbiamo raccolto e sviluppato insieme a lui, insieme alla fondazione e che ormai ha messo le basi a Monterotondo, quindi ci sarà ormai un appuntamento annuale grazie alla fondazione e alla sua disponibilità, lo spazio ecco, per dedicare ancora altre giornate ai giovani, alla loro formazione in un momento in cui appunto c'è anche bisogno di sostenere con questo tipo di iniziative
dei percorsi di studio o professionali, poi vedremo come si orienterà la fondazione, meritevoli. Certo, questo binomio, questa collaborazione tra il pubblico e il privato, insomma, sembra che a volte sia davvero di supporto importante per questi ragazzi, per queste realtà che altrimenti sarebbero un po', voglio dire, una commistione di energie importante. Ma sì, soprattutto quando il privato è un ente morale, no? Come nel caso della fondazione, cioè un ente che si pone come missione, che, insomma, tra le sue missioni specifiche, quelle di sostenere la formazione e lo studio. È in questo momento non importante, anche io direi indispensabile, perché è un buon meccanismo di integrazione delle risorse che poi mette a disposizione per attività come queste lo Stato centrale o le regioni o gli altri enti sovraordinati, e soprattutto è importante quando, ecco, c'è questa sintonia tra un ente morale come quello della Fondazione Betti e un'amministrazione comunale. Eccoci qua, sono in mezzo ai ragazzi premiati dalla Fondazione Gino Betti, ragazzi che hanno ricevuto le borse di studio, ci facciamo raccontare da loro questa esperienza, com'è stata. Allora, chi comincia? Tu. Dai, sei vicino a me. Vieni, lo tengo io, sennò si muove. Allora, buongiorno a tutti, io ringrazio la Fondazione Betti per avermi dato la borsa di studio e questa opportunità, comunque continuare a, diciamo, sfruttare questi soldi per continuare a studiare. E niente, sono felicissima, un ringraziamento. Come ti chiami? Giovanna. Giovanna, grazie. Tu sei? Silvia. Silvia, avvicinati, vieni. Eccomi. E vabbè, ovviamente anch'io sono contentissima della borsa di studio e ringrazio la Fondazione Betti per questa opportunità e basta. È una bella esperienza, è bello ricevere una borsa di studio. Sì, direi. C'è anche qualcuno che ha rinunciato. Eccolo qua. Allora, vabbè, io sono Chiara e niente, avendo vinto comunque sia la borsa con l'INDAM, che è l'Associazione Matematica Italiana, ho deciso di dare la possibilità, diciamo, ad altri ragazzi, insomma, di usufruire della borsa di studio. E quindi niente, comunque sia, sono contenta di aver avuto lo stesso riconoscimento da parte della fondazione e niente. Beh, complimenti Chiara, una dimostrazione anche di grande altruismo e di solidarietà nei confronti degli altri. Grazie, grazie a te. Oh, eccoci. Tu sei? Sono Alessandra e anch'io volevo ringraziare l'associazione che mi può permettere di continuare con gli studi per andare avanti e volevo appunto ringraziarli per aver riconosciuto comunque l'impegno che ci ho messo nei miei studi precedenti. Bene, tu sei? Priscilla. Cosa hai preparato per questa, per ricevere, come hai ricevuto questa borsa di studio? Raccontaci. È stato un po' inaspettato perché è arrivata una chiamata all'improvviso e ha detto se è stata selezionata per la vincita di una borsa di studio e insomma è stata una cosa un po' una sorpresa e quindi volevo anch'io ringraziare la fondazione perché comunque sì, è stata anche poi una bella esperienza, una bella cerimonia. Sì, infatti. Tu sei? Francesca. Allora Francesca, raccontaci. E niente, per me anche è stata una sorpresa e molto gradita perché soprattutto in questo periodo è stato un regalo di Natale molto apprezzato. Grazie. Certo, ce n'è ancora uno qui dietro, tu sei l'unico maschio, sei? Riccardo, e io volevo appunto ringraziare la Fondazione Betti anch'io per avermi dato questo riconoscimento e vorrei precisare che è importante il fatto che io abbia scoperto all'ultimo, cioè dopo aver ottenuto il massimo dei voti al liceo di questa borsa di studio, anche perché se no magari si poteva cadere nella tentazione prendo il massimo per prendere i soldi, invece in questo modo è un riconoscimento adeguato al lavoro che si è svolto e la propria cultura viene soltanto per piacere personale, non ha un fine economico e volevo ringraziare appunto la Fondazione Betti. Bene, complimenti a tutti, quindi l'impegno sarà sempre maggiore, immagino che questo costituisca anche per voi uno sprone, no? Per andare avanti sempre meglio. Dal Giornale d'Italia tanti tanti complimenti, buon proseguimento di studi, grazie a voi, ciao a tutti. L'avvocato Francesco Zerbi, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, lei è stato presidente? Io sono stato per 19 anni presidente della Federazione Italiana di Motociclismo e per 12 anni presidente della Federazione Mondiale di Motociclismo, sì, l'internazionale, la FIM. E mi sono ritirato perché ritengo che bisogna andarsene quando tutti ti chiedono di restare, non quando ti dicono si accomodi. Beh, insomma, bel coraggio. Bella questa giornata di oggi, eh? Guardi, è bellissima. Io qui a Monterotondo sono venuto per la prima volta nel 58 insieme
al fondatore della Fondazione Igino Betti, con Igino Betti, e scrivemmo un libro insieme a lui proprio su Monte Rotondo. Questa consegna oggi, già preceduta dalle consegne dello scorso anno, mi fanno veramente bene, perché ritengo che l'opera che è stata iniziata 50 anni fa continua, e continua con successo. Bene, è in effetti una gran bella cosa, io penso che sia una cosa che dà lustro a tutta la città, insomma. Ha fatto mille volte i miei complimenti al consigliere De Renzi per questa iniziativa davvero interessante. E devo dire che Terenzi è stato quello che ci ha riagganciato a Monte Rotondo, perché un giorno, venendo in federazione, così abbiamo iniziato a chiacchierare e lui ha incominciato a spingere per queste borse. Ovviamente non ha faticato molto, però... Però questo legame della tua terra, Antonio, che continua comunque sempre, è una caratteristica della tua vita, anche della tua formazione politica e non solo. Guarda, ma io devo intanto ringraziare che nella vita ho conosciuto una persona così bella, me lo permetta, bella dentro di una cultura unica, una persona che ha afferrato completamente il pensiero e il senso civico di questa nostra iniziativa. Io sono veramente commosso di fronte a questa iniziativa, perché l'avvocato si è dimostrato nella sua importanza, nelle sue vesti, che una persona proprio alla mano, quindi è una persona che ci ha dato tanto, ci sta dando tanto. Io ne parlo spesso anche con i miei amici di questa splendida famiglia, di questa famiglia che si è messa a disposizione per gli altri e in un momento così difficile, una famiglia che sa riconoscere anche le persone meritevoli, le persone bisognose, e questo per noi è una cosa veramente veramente bella. È un esempio che di questi tempi noi che facciamo politica abbiamo difficoltà delle volte a dare, perché con quello che si sente, in effetti, avvocato, la situazione è drammatica dappertutto, però questo è un senso importante che noi ci dà ancora la volontà e la voglia di andare avanti e di portare avanti le cose come vanno fatte. Comunque grazie tanto di questa. Non bisogna avvilirsi. No. Mai.